questi giorni. Ha fatto una battuta molto infelice, molto grave secondo me, perché se era un lapsus, era un lapsus freudiano, cioè di quelli che rivelano che cosa una persona pensa davvero. E devo dire che anche in passato su immigrazione, diritti civili, Fontana ha dimostrato di essere tutt'altro che un moderato, è una persona che ha pensieri da estremista, in questo caso ha usato un'espressione chiaramente razzista, che ha secondo me preoccupato anche i suoi elettori. Insomma, io credo che molti si chiedano se veramente una regione moderna come la Lombardia possa essere governata da una persona che ha questi pensieri. E poi ha dato così fiato alle paure, quando invece un amministratore serio deve cercare di dare risposte, soluzioni che spengano la paura. Quando lui dice, parla di occupazione, di invasione, dice una cosa non vera. Tutti gli immigrati che sono arrivati in Italia negli ultimi anni, che sono oggettivamente un problema per noi amministratori che dobbiamo gestire l'accoglienza, sono 500.000, lo 0,83% della popolazione italiana. Chi parla di invasione dice una cosa quindi totalmente falsa, e invece dovrebbe impegnarsi, cosa che la Regione non ha fatto, la Regione Lombardia non ha fatto, per fare dei piani che occupino queste persone, che le istruiscano, che gli insegnino le nostre regole, le nostre leggi, anche la nostra cultura, che li abbino possibilmente ad un lavoro, e quindi chi ha voglia di lavorare, vuole rispettare le regole, può fare un'esistenza onesta nella legalità, e chi non lo vuole fare deve essere rimpatriato, punto. Ultimo